The Stars, Sprangle Banner, l'inno statunitense, inaugura la stagione di MLB The Show 2023 e inaugura su questo canale la modalità marzo-ottobre in una sfida denominata Zero to Hero Challenge. Io e il buon Pumazzetta sui nostri canali prenderemo due squadre derelitte della Lega per portarle a vincere il titolo del mondo MLB 2023, che nella realtà ha vinto Texas per la prima volta nella storia. John Shambi e Chris Singleton a commentare per MLB The Show 2023. Invece per questo canale ai microfoni Matthew Torgard, la nostra squadra sarà quello che resta dei Colorado Rockies, squadra derelitta della National League West che da anni è in piena rifondazione e che non riesce a riemergere. Ci si prova in questa modalità che, simulando alcune partite e giocando i momenti clou di altre, potrà provare a rimettere, o meglio, a mettere per la prima volta i Colorado Rockies sulla mappa. In questa modalità, la marzo-ottobre, giocheremo una stagione su questo canale Colorado Rockies, sul canale di Puma Z, gli Oakland Athletics, e si parte dal Petco Park di San Diego, California, per la sfida tra i Colorado Rockies e i San Diego Padres. Entriamo in questa partita, nella parte alta del sesto, con CJ Cron, uno dei giocatori che il gioco predicta molto in alto, sia come numero di fuoricampo che punti battuti a casa. CJ Cron, prima base molto esperto, affronta Yu Darvish, uno dei grandi lanciatori di questa lega, e non solo. Conto già di 0 ball e 2 strike in una sfida che vede Colorado in vantaggio 1-0. Noi siamo entrati in questa fase con basi vuote e ovviamente 0 eliminati. CJ Cron è il primo, strikeout con la fastball alta di Yu Darvish, e di fatto l'attacco dei Rockies si conclude qui. Passiamo a quelli di San Diego, che pronti via, con Sanger's Progress invece piazza la valida, ma la difesa dei Colorado Rockies, come sempre o spesso accade in questo gioco, si dimostra a livelli IMS. Triplo del giocatore di Aruba, e subito San Diego prova a mettere poca strada tra il punto del pareggio e il completamento di questa eventuale rimonta. I guai non finiscono, perché arriva Juan Soto, che però viene capponeggiato malissimo da Herman Marquez, partente dei Rockies. Settimo strikeout per il 48. Battitore successivo è Manny Machado, forse ancora peggio rispetto a Soto, che batte questa palla che si perde in foul. Errore qui di Marquez, che mette un lancio in mezzo al piatto. Quello dopo invece è molto meglio. Fastball alta, girato a vuoto da Machado. Strikeout. Ottavo K per Marquez. E dunque due eliminati in un inning parecchio problematico per i Rockies, che in qualche modo si salvano, perché la rimbalzante di Carpenter viene presa da McMahon, che assiste per CJ Cron. Finisce la parte bassa del sesto e arriviamo nel momento chiuso della partita con lo stesso punteggio, 1-0 per i Colorado Rockies. Nono inning, entra il close Pierce Johnson, che affronta Manny Machado e lo mette strikeout. E dunque primo importante out per i Rockies. Battitore dopo, Matt Carpenter, stesso discorso. Due eliminati dunque al Petco Park e meno un out per la prima vittoria in stagione dei Colorado Rockies. Jake Cronworth batte questa palla su Alan Trecco, che assiste in prima. CJ Cron effettua l'out. È ball game al Petco Park. Vince Colorado 1-0. Ed è una vittoria insperata e a sorpresa, perché comunque San Diego sulla carta è più forte rispetto ai Rockies, che comunque sono partiti bene. E questo momentum generato dalla vittoria ci permette di andare direttamente in simulata in una partita contro i Los Angeles Dodgers, in una serie al meglio delle due partite. Colorado viene da due vittorie consecutive e adesso deve continuare la serie contro i Dodgers, che hanno nettamente un potenziale superiore. I Rockies, a mio avviso, sono partiti bene, 3 vinte e 2 perse. I Dodgers sono ovviamente primi in division. Noi dobbiamo fargli lo sgambetto ed entriamo in questa situazione al Dodger Stadium di Los Angeles, California, con questo punteggio: Colorado 4, Los Angeles 5. Ed è occasione importantissima qui. Basi piene, due eliminati. Alan Trecco è nel box di battuta ad affrontare il braccio sinistro di Dio. Clayton Kershaw, uno dei giocatori da Hall of Fame di questo sport. Caricamento di Kershaw, il lancio a casa base viene girato da Trecco, che però alza un pop e arriva l'out che chiude l'inning. Occasione colossale per Colorado, sprecata, e le occasioni nel baseball tendenzialmente si pagano. Parte bassa del sesto, uomo in seconda per Los Angeles. David Peralta impatta il lancio di Brent Suter. Arriva la validina, Chris Bryant anche qui si dimentica in parte di difendere, e arriva il punto del 6-4 per i Los Angeles Dodgers. Mettono dunque più 2 sul tabellone. L'inning prosegue, la mattanza meglio prosegue.
JD Martinez decide di mettere fine al discorso, pulendo tutte le basi possibili e immaginabili. Doppio per JD Martinez, Jonathan Dazza che qui difende in modo rivedibile. Arrivano tutti i punti che dovevano arrivare. 9-4 di Los Angeles Dodgers, doppio per Martinez. Colorado però deve senza dubbio reagire. C'è ancora Kershaw sul monte di lancio, siamo nella parte alta del settimo. E arriva però la valida di Jonathan Dazza, che prova a farsi perdonare l'orrenda difesa di prima. Singolo per Jonathan Dazza, il primo lancio di Kershaw. Inning sicuramente importante per Colorado per provare a mettere punti sul tabellone. Il battitore successivo è Charlie Blackmon, uno dei giocatori più importanti e della storia dei Colorado Rockies moderni, che ricordo non hanno mai vinto il titolo, hanno fatto una World Series persa 4-0 contro Boston Red Sox. Altra valida qui al primo lancio, singolo al centro per Blackmon. Attacco di Colorado che prova a dare segni di vita importantissimi per provare a fare lo sgambetto ai capolista, ma rimontare 5 punti è difficile. Terzo battitore, CJ Cron, l'abbiamo detto prima, è molto rispettato dal gioco ed è predittato per essere leader di fuoricampo RBI di questa franchigia in questa stagione. Lancio di Kershaw, giro di mazza di Cron, che si perde oltre le recinzioni del Dodger Stadium. Fuoricampo di CJ Cron. Siamo 9-7 e colpo di scena al Dodger Stadium. Abbiamo una partita. Primo fuoricampo dell'anno per CJ Cron, palla che si perde a 406 piedi, 105 miglia di velocità. E quindi Colorado prova a riscattare un sesto inning difensivo tremendo con un buon settimo inning offensivo. CJ Cron impatta un lancio di Kershaw che è rimasto in mezzo al piatto e palla che si perde letteralmente oltre le recinzioni del Dodger Stadium. 9-7 e dunque appunto abbiamo una partita. Colorado dunque deve continuare a mettere valide punti sul tabellone. Entra Phil Beckford per quanto riguarda Los Angeles, che chiude il discorso. La rimbalzante qui di Montero viene presa e conclusa. Freddie Freeman esegue l'out. Si rimane 9-7 e il punteggio rimarrà tale fino almeno alla parte alta del nono, dove andiamo in questo momento con le immagini. Entra Evan Phillips, il closer dei Dodgers, che ha salvato una partita ma una media ERA di 9. Vorrebbe dire che se lanciasse una partita intera concederebbe 9 punti alla squadra avversaria, che sono quelli che hanno scelto i Dodgers in questo momento. Colorado ne ha fatti 7, non sono medie incoraggianti, ma Blackmon decide di rimbattere una rimbalzante sul seconda base che assiste Freddie Freeman. Primo out per Blackmon e i Colorado Rockies. CJ Cron ha battuto un fuoricampo prima. Evan Phillips lancia questa palla che però si perde nella parte bassa dell'area dello strike. Giro vuoto ed è strike out per CJ Cron. E piccolo spoiler, a Chris Bryant non andrà molto meglio, perché il lancio verrà impattato immediatamente e chiuderà di fatto il discorso di questa partita. Lancio che si perde nell'esterno sinistro, preso al volo da Peralta. È l'ultimo out di questa partita, anche l'ultimo out di questo episodio pilota. Fate vedere cosa ne pensate, se vi è piaciuto o meno. Ci vediamo settimana prossima con l'episodio 2. Il saluto da parte di Matthew Torgard.